prima voglio dire queste cose. Quanto è importante vedere la storia di Gesù nei dettagli, perché tutto riporta con quello che stiamo vivendo nei nostri tempi. Gli apostoli erano chiusi nel cenacolo per timore dei giudei. I giudei non erano i romani. Non facevano paura agli apostoli i romani, facevano paura agli apostoli i giudei, i loro connazionali, i loro fratelli di religione. La religione dell'Antico Testamento, la religione mosaica basata sulla legge, o così aveva interpretato il popolo di Israele con i suoi maestri di legge dell'Antico Testamento. Quelli erano la causa della paura, del timore degli apostoli. Gesù aveva detto 10 giorni prima a loro di attendere la promessa del Padre, il suo adempimento, e Dio non promette mai le cose a vuoto, quella di essere vestiti di potenza dall'alto. Quante cose circolavano nella vita degli apostoli? Gli apostoli sono stati tutti traditori del Signore. Di fronte alla morte hanno tutti allontanato Gesù Cristo. Di fronte alla paura di perdere la vita del corpo. L'Italia e il mondo recentemente hanno fatto la stessa cosa. Abbandonato chiese, sacramenti, preghiere, per paura di perdere la vita del corpo, per paura di contagiarsi con il Covid. Siamo a quel livello. Paura. Quanto domina la paura la nostra esistenza, la nostra vita? Avevano ragione gli apostoli di avere paura o no? Chi si è comportato nel modo peggiore di tutti contro il loro maestro Gesù? I romani o i giudei? I romani erano gentaccia, guardate, non è che guardando la storia possiamo avere un'alta concezione dell'impero romano, lo possiamo vedere dal punto di vista militare. Le legioni erano il potere dell'impero romano, avevano oltre 20 legioni sparse in un territorio immenso. La parola legione significa esercito. L'Italia di esercito ce n'ha uno, l'impero romano ce n'aveva oltre 20, con tecniche militari allora, con armamenti di allora all'avanguardia, irraggiungibili in altre popolazioni. Nessun popolo aveva la capacità di resistere alle legioni romane, alle tecniche e agli armamenti di Roma. L'impero romano era così grande che l'imperatore si sentiva Dio, il più potente della terra. Si faceva chiamare così, si faceva adorare come Dio. E i romani, il popolo di Roma, che cosa chiedeva all'imperatore? C'è la famosa espressione panem et circenses, qualcuno che studia sa questa cosa. I romani, gli abitanti di Roma, chiedevano all'imperatore da magna gratis, e questo avveniva quando l'imperatore tornava da qualche campagna portando tutte le cose razziate al popolo conquistato, e i giochi significava per esempio i cavalli al Circo Massimo, le battaglie gladiatori al Colosseo. Come si divertivano i romani? Qual era il tempo libero? Non andavano a vedere allo stadio la partita Roma-Lazio, andavano allo stadio, al Colosseo, a vedere i gladiatori che si combattevano tra di loro. Quando uno cascava a terra ferito, quell'altro gli metteva il piede sopra, guardava l'imperatore e diceva: che devo fare? Allora l'imperatore si alzava,
Se gli andava di essere buono, teneva il dito pollice verso l'alto e quello caduto era risparmiato. Se gli girava male, abbassava il pollice, che significava finiscilo, uccidilo. Quello lo ammazzava, quindi sangue da tutte le parti, e il popolo di Roma, tutto contento di vedere. Così succedeva, si divertivano col male. Era bella la scena di vedere gente come i cristiani di tutte le età, categorie, anziani, giovani, bambini, mamme, donne incinte, portate in mezzo all'arena, e nel frattempo avevano fatto tenere alla fame le belve che c'avevano sotto al Colosseo, leoni, pantere, tigri. In modo che salite sull'arena potessero saziare la fame con i condannati a morte. Quello era lo spettacolo. La gente vedeva quelle cose lì e si entusiasmavano di quelle cose lì, di vedere quel azzannato dal leone con il braccio spezzato, queste cose qui. Ma era un popolo, la morte di croce. Per i condannati a morte l'hanno inventata i romani, la peggior condanna a morte che esisteva, perché il crocifisso moriva e non finiva mai di morire. Era una morte così tribolata che gli stessi carnefici avevano inventato il fatto dell'aceto, in modo che il condannato fuori di testa con l'aceto soffrisse di meno prima di morire. Per quanto era tremenda questa condanna a morte. Beh, allora, questa cosa qui, i romani, che Ponzio Pilato rappresentava nella Giudea, non facevano paura agli apostoli, facevano paura agli apostoli giudei, perché erano ancora più cattivi dei romani. Come poteva finire in croce, parliamo dal punto di vista umano, una persona che ha dedicato se stessa a fare del bene, a predicare l'amore, a fare una carità ai poveri, a parlare di Dio in una maniera che nessuno aveva fatto, a guarire i malati, a liberare i posseduti, quello condannato a morte, morte significa che tu fai delle cose così brutte, così gravi, che non devi vivere più un'ora, un giorno di più in questo mondo, perché la tua presenza è pericolosa per tutti. Così fu giudicato Gesù Cristo. Da chi? Dai giudei, dalle persone religiose dell'Antico Testamento, dal Sinedrio, i saggi di Israele, dal sommo sacerdote, quello che, essendo il sommo sacerdote, doveva capire della religione più di tutti quanti gli altri. E quello lì aveva detto: o stupidi voi del Sinedrio, non capite com'è meglio che muoia una persona sola piuttosto che perisca un popolo intero. Ma come, tu non conosci che sei esperto della legge dell'Antico Testamento, il comandamento che dice non uccidere, quinto comandamento, eppure lo hai pensato lo stesso. Quando Gesù si dichiara figlio di Dio fatto uomo e c'era una marea di motivazioni bibliche basate sulla Bibbia, in base alla quale Gesù aveva titolo e diritto di proclamarsi così. Tu ti stracci le vesti in maniera ipocrita perché Dio non ti fregava veramente niente, ma hai trovato finalmente il capo di accusa per poter condannare a morte Gesù. Che perversione c'era in quest'uomo? Quanta cattiveria. Eppure così ha fatto. Quindi se riuscirono, ecco la falsa religione, in nome di Dio, pretesto, uccidere l'avversario, toglierlo di mezzo, come potevano i discepoli sperare di essere capiti, sostenuti, accettati nella loro missione data da Gesù Cristo di continuare a predicare il Vangelo, se il loro maestro era finito in croce? Tutti sapevano
che i giudei avrebbero fatto altrettanto a quelli che avrebbero continuato l'opera di quello messo in croce. Quindi la paura di Pietro, Giacomo, Giovanni, che erano nel cenacolo, era quella di morire come Gesù, a causa di Gesù. Quindi tentate l'animo degli apostoli, più gli altri, erano lì. Da una parte avevano il mandato di Gesù di aspettare che si realizzasse la promessa del dono dello Spirito Santo, e dall'altra parte avevano queste paure. Erano animi tormentati o no? Io vorrei vedere che qui dentro c'è qualcuno che ha superato la paura di morire, la paura di soffrire, e più si avvicina l'incontro con quella che sarà la tappa fondamentale dell'esperienza di tutti quanti noi, la nostra morte fisica, più questa paura cresce, perché ci manca di meno. Vedere tutte le persone qua arrivano di continuo, l'ultima stamattina, richieste di preghiera per persone malate di cancro. Stamattina una richiesta per una giovane mamma, neanche 40 anni, 3 figli, il quarto in attesa, tumore maligno. È un disastro. La salute fisica come sta crollando nei nostri tempi. Di fronte a queste cose arriva lo Spirito di Dio. Che cosa avviene dentro quel cenacolo? Ho fatto tante catechesi sui segni che sono avvenuti, quindi non le voglio ripetere, spero che già li conosciate, ben sentite. Voglio mettere l'accento oggi su quello che avvenne dentro gli apostoli. La prima cosa che avvenne una volta che lo Spirito di Dio entrò su di loro, che muore la paura di morire. Pietro che fa una volta ricevuto lo Spirito Santo? Esce fuori e proclama il Vangelo a tutti quanti. Voi avete ucciso il giusto, il santo, colui, e Dio l'ha risuscitato dai morti. Voi l'avete ammazzato, Dio l'ha risuscitato. Voi l'avete bocciato, Dio l'ha promosso. Questo è il vostro peccato. E chi si ricrea questo peccato? Innanzitutto ai capi religiosi. Poteva essere messo a morte anche lui o no? Non guarda più questa cosa. Pietro vive per la verità, vive per il Vangelo, vive per quello che lo Spirito Santo dentro di lui gli spinge di fare. La paura di morire era morta. Allora lo Spirito Santo di Pentecoste, come primo effetto, è quello di una profonda conversione, o meglio, di una resurrezione interiore. Pietro, Giacomo, Giovanni e gli altri, figli di Dio, 3 anni con Gesù Cristo, avevano visto i miracoli di tutte le categorie, di tutte le specie, compresa la resurrezione dei morti, gli esorcismi. Non c'era demone o esercito di demoni che erano capaci di resistere alla potenza spirituale di Gesù. Eppure peccarono tutti, tradendo e abbandonando il Signore la notte di Getsemani. Sapete cosa significa questo? Vi ricordate che un tale aveva detto: tu non mangiate quel frutto perché se tu lo mangi morirai. Peccare significa morire. Pietro, Giacomo, Giovanni, eccetera, eccetera, cioè fino all'ultimo delle 120 persone che stavano nel cenacolo, erano tutte persone morte spiritualmente, perché avevano peccato tradendo Gesù.
erano persone religiose morte spiritualmente, perché avevano peccato tradendo Gesù, abbandonando Gesù. Morte. Qualcuno sa quanto è brutta la morte interiore? Cosa ha fatto lo Spirito Santo? Il miracolo dello Spirito Santo per eccellenza è la resurrezione di Gesù Cristo dai morti. Ma la resurrezione di Gesù Cristo dai morti non comincia dal sepolcro di Giuseppe d'Arimatea. Sapete da dove comincia? Dagli inferi. Lì lo Spirito Santo è andato a ricacciare fuori l'anima di Gesù Cristo, l'ha rimessa nel corpo e poi risuscitato pure quello. La resurrezione di Gesù, prima che fisica, è spirituale. La resurrezione di Gesù Cristo è la risurrezione del peccatore che da morto spiritualmente diventa persona nuova. L'espressione del Padre che disse ad Adamo ed Eva: guarda che se tu mangi questo frutto morirai, se tu pecchi morirai, lo stipendio del peccato è la morte, direbbe San Paolo. Questa espressione ribaltata al positivo cosa diventa? Se tu ami, vivrai. Se pecchi, morirai. Ma se ami, vivrai. Lo Spirito Santo ha fatto vivere, ha fatto sperimentare per la prima volta nella vita persone morte spiritualmente la vita. La vita è vivere nello Spirito Santo, vivere dello Spirito Santo, vivere come lo Spirito Santo ci guida e ci ispira di vivere. Quanto è bello San Paolo quando parla dell'uomo della carne e dell'uomo dello spirito. L'uomo della carne è l'uomo guidato dallo spirito del male, quello che vive nel peccato. Quanto è, che chiave di lettura importante che ha questo. Esempio semplice e classico. Chi è un uomo della carne? Per esempio quello che vive, l'uomo della carne non significa quello che vive per l'erotismo, il piacere del corpo, no? È l'uomo corpo, mente e spirito che vive per il peccato. Uno che ama i quattrini, uno che ha fatto dentro di se stesso, in base alla proposta del marigno, la scelta che i soldi sono la vita. Il paradiso? Avere tanti soldi. Se tu hai i soldi, ti compri quello che vuoi, cose e persone, sei felice. Come si può essere felice senza soldi? Con i soldi sei felice, eccetera, eccetera, eccetera. Se una persona dentro se stesso ha questo credo, non è che dentro se stesso c'ha i soldi, dentro il cuore, dentro il centro della sua persona. Dentro di sé c'ha lo spirito dei soldi, lo spirito dell'avarizia, lo spirito, il dio Mammona, il demone dei soldi. Anche se la persona non se ne rende conto e non lo sa, è posseduto dallo spirito del male, chiamasi Mammona, posseduto dallo spirito dell'avarizia. Guardate, quando capita il posseduto che casca per terra, si rotola, comincia a bestemmiare, parla in altre lingue, quelle sono fesserie rispetto a queste altre cose. Perché il diavolo gioca molto psicologicamente, facendo impressione con cose di questo genere. Ma a livello spirituale sono pericolose, vicino allo zero assoluto. Pericolose sono queste persone qui, possedute nel cuore attraverso il loro peccato del denaro e di tutti gli altri dei. Metti un po' a una persona invece dei soldi il potere,
come credo interiore. Se tu diventi il numero uno, se tu comandi, sei potente. Tu stai in alto e gli altri stanno in basso. Tu comandi e gli altri ti obbediscono. Non devi obbedire tu, sono gli altri che devono obbedire a te. Sei tu che comandi, il numero uno. Tu fai le leggi e gli altri ti rispettano. Guai a chi mi tocca il mio potere. Ecco, la grande Russia, la grande Ucraina, Deutsch über alles, il motto dei tedeschi, la seconda guerra mondiale, la Germania sopra di tutte le altre nazioni, perché la razza ariana è la più grande. Le persone che hanno questo demone dentro se stesso e agiscono di conseguenza di come questo demone li ispira, questi sono i guai dell'umanità. Il posseduto è una frescaccia, una stupidaggine. Il posseduto di questo tipo di possessione, questo è pericoloso. Beh, che cosa succede nella conversione? Scusate, capite bene quando dico queste cose. Quello che ha lo spirito dell'avarizia dentro se stesso, da mattina a sera pensa ai soldi, non pensa altro. Si regola con le persone a seconda dei soldi. Quello ce n'ha tanti, deve diventare mio amico. Quello ce n'ha così così, beh, mezzo amico. Quello non ce l'ha e mi tocca a me dargli, non lo voglio manco vedere, mi stare lontano. Vai a chiedere a uno che ama i soldi per aiutare i poveri. Vedi come ti tratta, io lo so per esperienza personale, come ti tratta. Sei la persona più sgradita che quel giorno quel poveraccio, quello lì ha incontrato. Fuori! Sei venuto a rovinarmi la giornata. Perché dare i soldi agli altri? Se dare i soldi mi procura un ritorno maggiore del dono, lo posso dare. Ma se do i soldi e della cosa è finita lì, e io vivo per prenderli. Non esiste questa cosa, neanche un centesimo. Dal tavolo del ricco Epulone, neanche la monnezza veniva data al povero Lazzaro, quello che veniva buttato nella pattumiera. Nella pattumiera doveva restare, non ci doveva mangiare Lazzaro. Così sta in testa alle persone che vivono schiave del demone del denaro. Perché il demone del denaro gli ispira a vivere così, gli ispira a pensare così, gli ispira a fare le cose in base al raggiungimento della ricchezza. E così per tutte le altre cose. Nella conversione avviene il più potente esorcismo che esista. Quel demone che comanda la persona, chiamasi Dio quattrino, chiamasi potere, chiamasi piacere, quel demone che comanda la persona viene cacciato via e viene lo Spirito Santo a diventare il centro del nostro essere, il centro, viene a inabitare in noi, viene a ispirare tutto e tutte le cose. Chi viene inabitato dallo Spirito Santo ama come Gesù ha amato, pensa le cose che Gesù pensava, parla con le parole che Gesù diceva, fa le cose che Gesù faceva. Lo Spirito di Dio ti spinge per quel comportamento, per quelle cose, perché è uno spirito d'amore. Tutto il nostro essere parte dallo Spirito Santo, comincia una vita nuova, comincia la vita. Capite che meraviglia? Gli apostoli a Pentecoste cominciarono a vivere. Risuscitarono spiritualmente dai danni provocati dal loro peccato di tradimento del Signore. Il demone della paura fu sconfitto e se ne andò via. Come
cominciarono a vivere, cominciarono a sperimentare la pienezza della vita. Guardate un po', oggi tutte le persone sono depresse, tutte le persone hanno un sentimento nervoso, da tutte le parti, sono tutti insoddisfatti. I giovani, anche se hanno tutto di tutto, anche se non gli manca nulla dal punto di vista fisico, sessuale, insoddisfatti, imbronciati, tristi. Nessuno vive con la pienezza della vita, nessuno vive con la pienezza della gioia, perché manca lo Spirito Santo. Allora, prima cosa, risurrezione interiore. Ho appena accennato questa cosa, mi piacerebbe parlare molto di più, ma quello che viene fra poco sarà molto più importante di questo che sto dicendo adesso. Seconda cosa, e chiudo il discorso, poi cominciamo a invocare lo Spirito, siamo qui per questo, non per sentire chiacchiere di Don Marco. La capacità di agire soprannaturalmente. La seconda lettura di oggi, capitolo 12 della prima lettera ai Corinti, San Paolo ci dirà che Dio ha dato a tutti una manifestazione dello Spirito Santo per il bene degli altri, non di quello che lo riceve, ma degli altri. Quindi non si tratta della soluzione interiore, ma dell'operatività nei confronti delle persone. E quando si parla di Spirito Santo non si intende un dono di natura, ma un dono soprannaturale. Che significa? Per esempio adesso ci stanno tante malattie che non sono curabili, il tumore. Esiste il vaccino contro il tumore? Esistono cure capaci di guarire senza massacrare quel poveraccio che c'è il tumore? Che è mio radio, quando va bene lasciano il poveraccio. Ci sono persone che sono morte per le cure dal tumore, morte per l'effetto della chemio e della radio. Non esistono allora queste malattie. Ecco, immaginate uno, grande ricercatore, con gli studi, macchinari, eccetera, che riesce a trovare la medicina che guarisce magari i tumori della pelle, il melanoma. Quante persone salverebbe? Se esiste una persona così, capace di una cosa di questo genere, questo ha agito con le sue capacità naturali e farebbe del bene a tantissime persone, ma ha agito con la sua intelligenza, con gli studi, con i macchinari, con l'equipe medica, con i fondi dati per questo scopo. Siamo sul piano naturale. Quando si parla di doni dello Spirito Santo, si parla sul piano soprannaturale. Facciamo l'esempio semplice di quello che è successo il giorno della preghiera al tempio di Pietro e Giovanni, quando incontrarono quel poveraccio che chiedeva la carità seduto alla porta bella del tempio, il quale era paralitico fin dalla nascita. Dare un aiuto a una persona in queste condizioni, un aiuto, chiamiamolo, naturale, che cosa gli si può fare? C'è il problema del mangiare, eccoti i soldi per fare la spesa. Qualcuno fa un po' di più, ecco, non so, oggi la Chiesa come interverrebbe? Viene l'Azione Cattolica, questo poraccio sta sempre così da solo, organizziamo una bella festa, la festa del ciao, così lo coinvolgiamo, facciamo venire i giovani, diamo un bel pomeriggio a questo malato. Beh, questo passa il bel pomeriggio, il pomeriggio finisce, e il giorno dopo stende la mano, chiede la carità per mangiare quell'altro giorno. Ha passato bene un pomeriggio, però è rimasto tutto come prima.
se viene l'Unitalsi, l'Unitalsi con i malati, questo poveraccio così sarà spiritualmente in difficoltà. Portiamolo in pellegrinaggio, 3 giorni a Loreto, una settimana a Lourdes, col telo bianco dei malati, tutto pagato, lo offriamo noi. Una bella cosa, questo povero uomo che sta senza capacità di camminare, passa prima 3 giorni, poi settimana in maniera meravigliosa, in preghiera, con persone che gli vogliono bene, eccetera, eccetera, eccetera. Passano questi pellegrinaggi, il giorno dopo che cosa succede? Quest'uomo sta sempre lì seduto, allo stesso posto, a stendere la mano, a chiedere la carità. Allora passa un'altra persona, magari passa, mettiamo Berlusconi buono, e qui bisogna risolvere realmente questo problema. Gli regalo un appartamento domotico e robotico, quindi lui entrerà con la carrozzina elettrica, prima preme un pulsante e la porta si apre da sola, entra un altro pulsante, si aprono le serrande delle finestre da sole, tutto quanto così messo bene. L'appartamento costa un posto di soldi, però è quasi tutto gestibile da se stesso nonostante il suo handicap. Il regalo è enorme, altro che la carità. Poi gli faccio un vitalizio, così non dovrà più stare qui a chiedere i soldi, finché campa avrà i soldi per vivere in maniera dignitosa. Bene, anche in questo caso, dove il problema della sopravvivenza del mangiare si è risolto e dell'abitazione altrettanto, resta il suo handicap in maniera umana, in maniera naturale. Più di questo non si può fare. Tra parentesi, si fa questo. Chi è che aiuta i malati, i poveri, i portatori di handicap? Puntini, puntini. Passano Pietro e Giovanni. Lo vedono in quelle cattive condizioni, lui più di tanto non spera, il malato sto parlando, chiede la carità anche a loro. Loro dicono: i soldi non te li possiamo dare, non ce li abbiamo. Chissà quale ecclesiastico dei tempi moderni potrebbe dire così, se lo dice direbbe una bugia. Loro invece veramente erano senza soldi. Chissà questa cosa, senza soldi forse è una condizione necessaria per avere un'altra ricchezza, perché Dio tutte e due queste ricchezze mi sa che non le dà. I soldi non ce li abbiamo, ti diamo però quello che ci abbiamo, un'altra ricchezza più grande. Nel nome di Gesù, alzati. Ha sempre stupito questa cosa. Vi ricordate quando Gesù manda per esempio gli apostoli 2 a 2 per predicare il Vangelo? Gesù non gli dice agli apostoli: andate a pregare per i malati. Che cosa gli dice? Guarite i malati. Non gli dice pregate per i malati e così uno guarisce e 10 no. Guarite i malati, è il comando del Signore. È diverso da quello che si fa oggi. Pietro e Giovanni non pregano per il malato. Alzati nel nome di Gesù. Quello si alza. Pietro e Giovanni avevano una ricchezza che tutti gli altri non possedevano. Pietro e Giovanni erano capaci di agire soprannaturalmente per aiutare il prossimo. Questo tipo di aiuto oggi è un extra, un lusso? O è una cosa necessaria della quale non si può fare a meno? Se uno crede che nel mondo non esistano gli spiriti,
i quali agiscono tremendamente e fortemente nel decorso della storia delle persone, allora può pensare che i miracoli e l'agire in maniera soprannaturale sia una cosa inutile o che si può fare in pochi casi e che ricevono grati soltanto pochi eletti. Ma se qualcuno si è accorto che il diavolo purtroppo esiste davvero, purtroppo ha molti figli in questa terra, tutti meno che le persone convertite a Cristo, e lui agisce soprannaturalmente a danno delle persone, sia con le tentazioni per distruggere spiritualmente i figli di Dio, e sia con i guai della vita. Ma le malattie, chi le ha inventate? Dio o il diavolo? Sono campo di Dio o sono campo del diavolo? La povertà, chi l'ha inventata? Dio o il diavolo? Le guerre, chi le ha inventate? Dio o il diavolo? Tutti i peccati, chi li ha inventati? Dio o il diavolo? Come si può agire oggi per fare del bene al prossimo escludendo i mezzi soprannaturali? Cosicché San Paolo nelle sue lettere fa sempre l'elenco dei doni che fa Dio ai credenti per il bene degli altri, e non dice: ecco, Dio dà la scienza agli studiosi della medicina per trovare il rimedio contro le malattie che non si possono curare. Questa è una cosa naturale che deve avvenire per vie naturali. San Paolo dice: Dio dà il carisma della guarigione per guarire i malati, il carisma di discernimento per capire quando quella situazione deriva dallo spirito del male, dall'uomo o da Dio, eccetera, eccetera, eccetera. Dio dà a ciascuno una manifestazione dello Spirito Santo per il bene comune. Quindi può esistere una Chiesa disarmata di doni spirituali?